a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Ci troviamo nuovamente al Gallen Center, dove ha avuto luogo la conferenza di Xbox, l'Xbox E3 Briefing. Alle mie spalle vedete il palco dove ha avuto luogo la conferenza. In questa occasione abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta da vicino, e toccacciarla anche, la nuova Xbox One X, che questo nome è veramente impronunciabile. Non abbiamo potuto giocare sulla versione finale, ma abbiamo semplicemente potuto guardarla. Andate infatti a vedere il video che abbiamo fatto, dura qualche minuto, rapido e indolore, e l'abbiamo vista un po' da vicino. Qui invece all'interno del Gallen Center ci sono tantissime postazioni dove poter vedere e provare alcuni dei giochi che usciranno sia sulla nuova Xbox One X che altri giochi che saranno disponibili per tutta la famiglia di console Xbox. Riassumendo velocissimamente le caratteristiche tecniche di questa Xbox One X, di cui non abbiamo avuto dettagli più approfonditi per adesso, quindi una GPU da 12 teraflops, 12 GB di RAM, 4K nativo, quindi non in upscaling, inoltre ha supporto per HDR e tecnologia Dolby Atmos per un audio mai sentito prima. I giochi che abbiamo potuto vedere sono Forza Motorsport 7, che visivamente è veramente impressionante. In 4K nativo, il rendering in 4K nativo, quindi le auto sono di un realismo mai visto prima. C'è stata l'introduzione anche delle pilotesse donne, e questo ci fa solo che piacere. L'auto che abbiamo visto all'interno della prova di Forza Motorsport 7 è la nuova Porsche 911 GT2 RS, che è stata presentata per l'appunto proprio durante l'Xbox E3 Briefing. Sempre Forza Motorsport 7, oltre 700 veicoli bilodabili. In Forza Motorsport 7 oltre 700 veicoli guidabili, e abbiamo anche un frame rate a 60 fps super solidissimo, e devo dire di una fluidità mai vista prima, davvero davvero spettacolare. La cosa che mi lascia forse un pochino perplessa è che sembra che Microsoft stia puntando tutto, ma proprio tutto, sulla grafica, e forse qualcosa un po' meno sulla parte emozionale dei videogiochi. Però ovviamente ancora tutto da vedere, siamo solo agli albori di questa Xbox One X. Abbiamo visto inoltre anche la nuova versione di Minecraft, che sarà in 4K, e voi direte: ma che ce frega di Minecraft in 4K? In effetti Minecraft è più basato sull'esperienza di gioco, però questo 4K realmente sembra cambiare totalmente tutto. Ci saranno i binari in rilievo, ci saranno i cubotti sbarluccicosi, ci sarà più profondità, giochi di luce veramente bellissimi. Diciamo che è un Minecraft totalmente rivisto. Abbiamo potuto vedere anche la versione di Gears of War 4 per Xbox One X. È semplicemente una versione enhanced, quindi potenziata, del vecchio Gears of War 4. Ovviamente, se voi avete già a casa Gears of War 4 e possederete una Xbox One X, gratuitamente potrete avere l'aggiornamento in 4K nativi del nuovo Gears of War 4, che graficamente è davvero spettacolare, dei giochi di luce spaziali, veramente veramente bello. Ovviamente per poter fruire di tutto ciò dovete avere una TV in 4K, ecco, questo vorrei proprio ricordarvelo. 4K e HDR. Altri giochi presenti qui allo showcase: c'era Sea of Thieves, molto molto carino, quasi nessuno si è schiodato dalla sua postazione qui all'Xbox Showcase per Sea of Thieves, che si è rivelato essere un gioco molto molto bello e divertente da giocare insieme, che dà veramente tantissime opportunità di divertimento. C'era anche Assassin's Creed Origins, ma abbiamo deciso di non vederlo perché lo vedremo e lo proveremo approfonditamente nei prossimi giorni. L'ultimo titolo molto molto carino che ci ha colpito è un platform che si chiama Super Lucky's Tale. Anche questo sarà per Xbox One S, ma anche per le altre console della famiglia Xbox. Molto carino, molto puccioso, secondo me piacerà tantissimo ai bambini. Direi che qui dal Gallen Center è tutto. Mi raccomando, continuate a seguire le nostre avventure con l'hashtag Princess in LA E3 2017. Seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook, un po' dove vi pare. Mi raccomando però, seguiteci, perché senza di voi questo E3 non ha assolutamente senso. Domani incomincia realmente le 3, quindi tutti svegli, tutti pronti a seguire le Princess. Tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao!